Amici e amici, bentrovati. Il trapianto è vita, uno slogan che abbiamo già manifestato più volte nel corso di queste ultime settimane. Oggi continuiamo a parlare di trapianto, continuiamo a parlare di donazioni di organi e quindi dell'AIDO. Abbiamo avuto modo di conoscere il responsabile della sezione comunale dell'AIDO di Noto, ma oggi questa trasmissione riveste un carattere senz'altro diverso, più importante, quasi celebrativo, perché due persone, e noi ringraziamo entrambe, hanno deciso di raccontare la loro esperienza. Siamo dall'altra parte della barricata, non coloro che donano, ma coloro che ricevono. Sono con noi Michele Raeli, 43 anni, pensionato, un passato da coltivatore diretto. Nel maggio di quest'anno ha avuto trapiantato il rene all'ospedale di Pisa. E anche con noi un altro trapiantato, Salvatore Zagame, 66 anni, pensionato da diverso tempo, un passato per lui alle Ferrovie dello Stato. Con lui parleremo del trapianto di cuore. Ripeto ancora una volta, ringrazio Salvatore e Michele per la loro disponibilità. Non capita tutti i giorni di sentire persone disposte a raccontare il loro dramma, persone disposte a dire come vivono oggi una nuova vita. Grazie Michele, grazie Salvatore. Inizierei da Michele perché il suo excursus è molto recente, trapiantato, dicevo, da appena 4 mesi. Come hai vissuto questa esperienza? Ma niente, questa esperienza è stata una cosa molto bella, inaspettata, perché era da 4 anni e mezzo che facevo dialisi. E quindi uno sempre aspettava, sempre stava nell'ansia di aspettare questo trapianto. Quando ti sei accorto di soffrire, di avere questi problemi al rene? Ma ad essere sincero, non avevo nessun sintomo. Me ne sono accorto che ho fatto un semplice esame per dimagrire. E il medico mi ha scoperto una cosa, che mi fa fatti delle ecografie per controllarti c'è qualcosa che non va. Mi sono controllato, ho fatto l'ecografia e mi hanno trovato i reni policisti, tutti e due. E quindi era una malattia ereditaria, generica. In poche parole non c'era nessuna cura per rimediare a questa situazione. Perciò più andava avanti, più andava andava più a male questa malattia. E quindi cosa hai fatto? Dopo le cure del caso, ma oramai insufficienti, se non inopportune, perché il male continuava ad andare avanti, ti sei rivolto a chi? Cosa hai fatto? Com'è esploso il tuo caso? Com'è stato portato a conoscenza di altri soggetti? Senz'altro grazie all'AIDO, ma poi qual è stato l'itinerario? Cos'è successo? Niente, l'itinerario è stato che, scoprendo questa cosa, poi sono andato a finire in dialisi. Ho fatto la dialisi per 4 anni e mezzo, ho fatto e matematicamente, insomma, sono stato sempre, e poi sono stato iscritto a Pisa in attesa del trapianto, esatto, sì. Che è avvenuto questo mese, nel mese di maggio? Sì, 24 maggio. Hai ricevuto una telefonata, cosa è successo? Sono venuto dalla dialisi, avevo finito di fare la dialisi. Allora, a un certo punto sono andato a casa, ero un po' stanco, mi sono messo nel letto e arrivato a questo punto mi è arrivata una chiamata, proprio inaspettata, proprio non neanche la pensavo. Mi è arrivata questa chiamata: guardi signor Raeli, entro stasera si deve trovare a Pisa, si deve trovare. Proprio non freddo dai piedi alla testa, proprio una cosa impressionante. C'ho già tutto, non sai che fare, non sai come muoverti, non sai che devi fare. Contento, paura magari
di affrontare tante cose, insomma, tutto preso in una volta, lo sai, uno si prende anche di ansia. E da quanto tempo eri in lista d'attesa? Un 4 anni e mezzo, 5 anni circa. Quindi c'era questa sofferenza aggravata anche dal fatto che più si andava avanti, più i problemi si palesavano. Esatto, perché facendo più dialisi, gravità. Perché facendo più dialisi automaticamente il fisico cominciava un pochettino a... Il rene che ti è stato trapiantato deriva da un qualcuno che grazie a lui, esatto, grazie a lei. Questo, a lei, grazie a questo spirito di aprirsi, di donarsi, di far continuare la vita, perché il trapianto è vita. È morta in circostanze, un incidente, come... Allora, ad essere sincero, tante cose non dicono. L'unica cosa che mi hanno detto a me, mi hanno detto solamente che era una donna, e aveva sui 46 anni, basta, poi non dicono più niente per la privacy e basta, non dicono niente, non dicono. 5 mesi dopo l'intervento, dopo il trapianto, com'è la vita di Michele, com'è cambiata? La vita ti cambia in senso molto positivo, cioè incominci a rivivere, incominci a ritornare alla vita normale, incominci a fare di nuovo le cose che facevi prima. Non sei più vincolato, io ad esempio prima quando facevo dialisi i giorni li ricordavo a memoria, sapevo i giorni, che tutti i giorni li sapevo, il lunedì, il martedì, ma li sapevo tutti, perché quando facevo dialisi già tu sapevi che era il lunedì, mercoledì e venerdì, perciò ora tutt'altro, ormai hai preso l'orientamento perché sei più tranquillo, sei più sereno, sei più pacato ora come me. E più tranquillo anche magari fisicamente, mentalmente, sei più meno stressato da tanti pensieri. Incomincia a programmare la vita. Esatto. Da questo momento si incomincia realmente a vivere di nuovo. Salvatore, il tuo caso è un po' diverso, o parliamo del cuore, ma soprattutto parliamo di anni di lunga sfida contro questa malattia che ora lo possiamo dire con tutta tranquillità, da 10 anni, anzi, lontano dai microfoni dicevi proprio che a giorni si consumerà questo primo decennio del a luglio, si è già consumato, 10 anni dal trapianto. E come vive Salvatore questo? Ci pensi? Ti torna alla mente il momento drammatico della sofferenza, ma ti torna alla mente anche il momento di nuova vita restituita grazie a colui che ha deciso in vita di donare i suoi organi? Ma intanto, ecco, dico subito grazie a colui che col suo decesso ha permesso di farmi questo dono che mi ha permesso di vivere la mia vita più tranquillamente. Io ho avuto un infarto a seguito di microinfarti. Questi microinfarti mi hanno portato ad avere la cardiomiopatia dilatativa non reversibile. E invece il 26 aprile mi venne questo infarto, ero a letto la mattina alle 6, vomito, dolori, eccetera. Dopo una settimana di rianimazione in cui mi dicevano che insomma non c'erano speranza, mi dissero che sarei stato soggetto a un trapianto cardiaco. E quindi avevo il problema di dove avrei potuto farlo. E mi indicavano Roma, Milano, Pavia, eccetera. Alla fine di agosto decisi di andare a Monza, a questo ospedale, a vedere come potevo risolvere il problema. A Monza mi hanno fatto lo screening per la ricerca, diciamo, per il trapianto cardiaco. Dopo un mese e mezzo di ricovero, finalmente mi inseriscono in lista di attesa. Non sono tornato a casa. Sei rimasto a Milano. E sono rimasto a Milano con mio figlio che mi ha accompagnato. Io ho affittato un appartamentino vicino all'ospedale, perché per il trapianto in quei tempi si richiedeva 5 ore di tempo dal momento in cui venivi chiamato al momento in cui potevi essere trapiantato. E quindi sono rimasto là.
Un pomeriggio arriva questa chiamata. Dice: quanto tempo impiega arrivare all'ospedale? Il tempo di prendere il treno. E lì, insomma, mi dicono, mi incominciano a preparare per il trapianto. Io sono stato sempre sereno e tranquillo. Cioè, non desideravo il trapianto in sé, perché già precedentemente avevo avuto dei problemi un po', perché il pensiero di essere stato di trapiantare un cuore, quindi il pensiero di pensare che una persona sarebbe dovuta morire e per di più compatibile con il mio cuore, con il mio fisico, con il mio corpo, per potermi dare questo cuore. Non desideravo che morisse qualcuno per salvarmi, in ogni caso. Cercato sempre di non pensare a questo particolare. Ma il pensiero mio invece andava sempre alla famiglia. Perché se io muoio, la famiglia aveva bisogno. E questo mi spingeva ad affrontare più serenamente tutto ciò che sarebbe successo. Comunque, la sera del 2 luglio, pomeriggio del 2 luglio, mi chiamano. Ho subito il trapianto. Un'ora e mezza di stand-by, come dicono loro. Il donatore è un uomo di 58 anni, che aveva 2 anni più di me, quindi ne avevo 56, lui 58, ed era un uomo. Subisco un po' durante la rianimazione, durante il periodo di degenza, primaria, subito dopo il trapianto, ho dei problemi di rigetto, dei reni che non funzionavano bene sempre a seguito dell'intervento, riesco, non si sa come, a superarli tutti. Ho fatto la riabilitazione sereno, tranquillamente, avendo sempre principalmente il pensiero di venire a casa. Facevo il paziente, proprio sul vero senso della parola. Seguivo scrupolosamente le indicazioni che ti davano i medici, tutto quanto eccetera. E fino a quando, insomma, poi sono riuscito a stare meglio. Da voi vorrei una testimonianza. Chi meglio di voi? Perché sentire la testimonianza da persone che vivono questa situazione, perché sono invogliati a donare, perché lavorano per la donazione, perché si spendono per la donazione, è una cosa, ma vivere dall'altra parte della barricata è veramente un'altra situazione. Qual è il vostro pensiero da rivolgere a chi ci segue? Grazie a chi ha donato, voi oggi avete potuto raccontare la vostra storia. Grazie a chi ha in animo di donare, a chi si spende per questa donazione, potrà esserci un futuro. E quello che noi abbiamo detto in apertura, il trapianto è vita, non è un semplice slogan privato di ogni contenuto, ma è uno slogan che continua ad alimentare la speranza in tante persone. Esatto, è così secondo me, perché purtroppo in Sicilia secondo me non c'è tutta questa mentalità che c'è fuori. Sempre a Pisa io ho fatto caso che quando ero su interlista me ne sono arrivate chiamate, anche se ero il primo, il secondo, il terzo della lista, ma chiamavano, c'erano tutti questi donatori, ma in Sicilia mai, io non ho avuto mai una chiamata in Sicilia. Non c'è forse qua questa solidarietà, questa mentalità di donare, forse perché non lo so come dire, non si entra nell'ottica, forse perché nessuno non c'è nel mezzo, non lo può capire, non lo so come dirlo, perché insomma donare è una cosa bella, specialmente, soprattutto quando uno forse lo capisce nel momento in cui ha bisogno, lo capisce che donare è bello. E noi con questo invito di Michele, donare è vita, donare è bello, frasi molto semplici che rendono però veramente importante, che toccano il più profondo del cuore, chiudiamo questa nostra trasmissione ringraziando ancora una volta la grande famiglia dell'Aido, che si spende costantemente, quotidianamente, per questa
politica del trapianto, per la politica della donazione, un grazie di cuore a Michele e a Salvatore che hanno accettato il nostro invito di raccontare la loro storia. A voi lunga vita, a voi lunga vita all'Aido, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.